Grazie Presidente, per comunicare all'Assemblea che l'emendamento che è stato depositato e che è al MEF per la bollinatura, quindi chiederei cortesemente un rinvio fino alle 16:30. Grazie Presidente. Ha chiesto di parlare il senatore Marcucci, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, sull'ordine dei lavori perché non capisco cosa sta succedendo e le chiedo aiuto. Siamo ormai al terzo o quarto rinvio. Signora Presidente, l'Aula non conosce ancora questo emendamento. C'è un nuovo regolamento, lei deve esprimere un parere su questo emendamento. Io credo che questo atteggiamento del Governo e della maggioranza sia insostenibile, inaccettabile. Stanno nuovamente calpestando il Parlamento. Presidente, io le chiedo di riunire immediatamente la Capigruppo. Questa è una situazione che ci chiede con forza immediata chiarezza da parte sua, atteggiamento nei confronti del Governo e nei confronti di queste forze senatore politiche. Marcucci, il testo è stato approfondito in commissione e del resto più volte avete tutti sollecitato che ci sia un lavoro approfondito nelle commissioni per la centralità che è stata data dal nuovo regolamento alle commissioni. Con questo, se lei mi fa finire, forse termino il mio ragionamento. Con questo io mi auguro che il ricorso alla fiducia sia uno strumento al quale si ricorra con, diciamo, non in maniera eccessiva. Adesso il problema, io non so, l'hanno chiesto a lei privatamente la fiducia, qui non è stata posta la fiducia. Lei ha visto il ministro Fraccaro? Lei ha visto qualcosa? C'è stata chiesta un'altra volta la sospensione, come è stato chiesto ieri. Quest'Aula che cosa dobbiamo fare? Ditecelo, dobbiamo fare una telefonata privata ai due contendenti che magari saranno arrivati e si sono riuniti da qualche parte e avranno deciso di mettere la fiducia oppure stanno ancora guardando se la prescrizione va bene o non va bene. Quello che riguarda la convocazione della riunione dei capigruppo immediatamente dopo la sospensione dell'Aula, provvederò a convocarla immediatamente, quando termina l'aula ci sarà questa la convocazione. E per quello che riguarda il resto, qui è tutto il giorno che si discute intorno alla questione di una possibile fiducia. Mi pareva che anche nell'intervento del senatore Marcucci, che si era rivolto a me in ordine ai vari rinvii che ci sono stati, e alle agenzie che sono uscite al riguardo dei vari rinvii di questa mattina, tutto è stato orientato il ragionamento sulla possibile richiesta del voto di fiducia. Allora, pongo in votazione la richiesta di sospensione per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La richiesta di sospensione è approvata.